Gianluca Ginoble è un cantante italiano famoso grazie al gruppo musicale Il Volo di cui fa parte e con il quale rilascia canzoni di successo, come Grande Amore e Il Mondo. Nasce a Roseto degli Abruzzi, un paese in provincia di Teramo, l'11 febbraio 1995 e da piccolo si appassiona al calcio e alla musica. Tira e molla è per questa ragione che i tre ex tenorini, messi insieme dal lungimirante regista Roberto Cenci 15 anni fa, 2009, nel talent Ti lascio una canzone, si sono affrettati a smentire le voci sui loro sempre più accesi contrasti. Eppure quella antica compattezza che ha reso possibile la longevità della loro avventura artistica sembra non essere più così granitica. Fonti molto vicine ai tre performer raccontano di rapporti tutt'altro che distesi e sereni. A minare la coesione sarebbero soprattutto le mire di Gianluca Ginoble. Sembra che sia fortemente desideroso di intraprendere una carriera in solitaria. Per contro, sarebbero uniti più che mai Ignazio Boschetto e Piero Barone. Più che amici, quasi fratelli. La recente lite pubblica avvenuta, in diretta radiofonica, tra Gianluca e Piero, sarebbe dunque solo la punta dell'iceberg di tensioni e insofferenze maturate negli anni. A ciò si aggiungono le non sempre concordanti posizioni dei familiari dei ragazzi e l'ascendente esercitato dalle loro dolci metà, ovvero Eleonora Venturini Storaro, compagna di Ginoble, nipote del famoso direttore della fotografia Vittorio Storaro, e la modella italo-venezuelana Michelle Bertolini, futura sposa di Boschetto.